Ciao, io sono Alex, per chi non mi conosce, e benvenuti al mio nuovo video recensione su attrezzi per il fai da te. Questo attrezzo che vi recensisco oggi mi è stato fornito dalla Leroy Merlin grazie al suo programma The Silers, che permette di ricevere materiali che hanno in vendita nei loro punti vendita gratuitamente e da recensire, e mi sono fatto spedire un attrezzo. Mi raccomando, lasciate tantissimi like, tantissimi commenti e iscrivetevi al mio canale per sostenermi, perché grazie alle vostre interazioni con questo video Leroy Merlin vi permetterà di farmi spedire altri prodotti da recensirvi. Detto questo, vediamo subito che cosa mi hanno spedito come primo prodotto da recensire. L'attrezzo che mi hanno spedito è questo, un attrezzo multifunzione della Dexter della potenza di 260 watt. Abbiamo l'elettroutensile, vari pezzi che si possono montare sull'elettroutensile e i libretti di istruzione. Allora, prima di provare questo attrezzo multifunzionale, andiamo a vedere un po'. Bisogna mantenere un'area di lavoro ben illuminata e ben pulita per non rischiare di provocare danni. Non bisogna usare questo elettroutensile in presenza di atmosfera esplosiva o in zone dove può esserci pericolo di incendio. Un'accortezza che danno: non va mai modificato il cavo di alimentazione, perché questo tipo di cavo è adibito all'utilizzo di questo attrezzo. Se viene modificato il cavo dell'alimentazione, ci possono essere dei cortocircuiti o dei malfunzionamenti dell'attrezzo, e con rischio anche di farsi male. Non va utilizzato in ambienti umidi, quindi in presenza di acqua o sotto una pioggia battente. Cercare di tagliare qualcosa che è bagnato con anche solventi o liquidi infiammabili. Non va utilizzato se si è sotto effetto di alcol o droghe. Diciamo che tutti gli attrezzi del fai da te o elettroutensili bisogna essere, diciamo, sobri, con che se in caso vogliamo utilizzarlo in ambiente umido bisogna usare un impianto elettrico che abbia un differenziale, in sostanza che faccia saltare la corrente se c'è un corto elettrico. Bisogna usare i classici DPI, loro consigliano di utilizzare occhiali protettivi, dei guanti antitaglio, specialmente quando si vanno a cambiare i vari accessori, perché durante il loro utilizzo con l'attrito si surriscaldano e quindi scottano. Poi usare delle cuffie fonoassorbenti per proteggere l'udito, e consigliano anche di utilizzare una maschera per riparare le vie respiratorie. Infine bisogna utilizzarlo per il suo uso specifico, cioè quindi è stato costruito per certi utilizzi e non bisogna utilizzarlo per altre cose, perché non va bene. Quando si utilizza questo attrezzo, persone che non c'entrano col lavoro, di tenerli a distanza, e non è adatto per l'utilizzo di bambini o ragazzini, quindi che sia una persona adulta che utilizza questo attrezzo. Il modello 260 MT3 QC5, tensione nominale e frequenza da 220 a 240 volt a 50 Hz, la potenza di ingresso 260 watt, la velocità a vuoto può variare da 15.000 giri a 22.000 giri al minuto, l'angolo di oscillazione 3,2 gradi. Livello di potenza sonora 95,7 decibel. Livello di emissione delle vibrazioni 4,367 metri al secondo quadrato. Il suo peso è di 1,32 kg. La lunghezza del cavo è di circa 3 metri. Uno può essere il taglio di legno o
metalli con i suoi accessori, questi sono adatti sia per il metallo che per il legno. Invece questa tipo qua è adatta solo per il legno. Un altro accessorio per la levigatura che è questo, con i suoi rispettivi fogli di carta vetrata che andremo ad attaccare. Un accessorio che è questo e che serve per la raschiatura. Dunque, con un solo attrezzo abbiamo la possibilità di fare più lavori diversificati. Interruttore on off, aperture di ventilazione del motore, selettore della frequenza dei colpi orbitali, porta utensili, impugnatura, chiave a rilascio rapido. Un'accortezza, questo elettroutensile multifunzionale monta un tipo di accessorio che è aperto perché ce ne sono alcuni attrezzi che montano quelli che sono completamente chiusi. Adesso vi faccio vedere. Quello che monta questo elettroutensile sono questi aperti, ma ci sono anche quelli che montano quelli chiusi. Quindi mi raccomando, se comprate questo tipo di attrezzo, che il modello è questo, dovete comprare gli accessori che siano aperti, non quelli chiusi perché non vanno bene. Per cambiare l'accessorio è molto semplice, tiriamo questa leva. Come vedete qua si allarga. Andiamo a provare a montare l'accessorio per la levigatura, lo andiamo a infilare in questa maniera, lo chiudiamo, lui non viene fuori più e qua abbiamo montato questo pezzo. Andiamo a aprire questo sacchettino dove abbiamo i fogli per la levigatura. All'interno troveremo la 120, sono due, poi abbiamo la 80, che sono due, e la P40 che è solo una. Io adesso andrei a testare con la P80 come grana, la andiamo a posizionare sull'elettroutensile. Questo può tornare utile se dobbiamo andare a levigare in certi angoli. Ho recuperato un po' di materiali che avevo in casa per fare le prove con questo elettroutensile. Proviamolo alla velocità 1. Avete visto, sono riuscito a tirare via questa parte colorata dal metallo. Che ho notato subito, la parte questa diventa subito calda. La levigatura viene eseguita meglio o peggio in base alla carta vetrata che stiamo usando. Quindi se vado con una carta vetrata più fine sicuramente toglierò di meno, se vado con una grana più grossa toglierò di più. Giustamente se questa è usurata sicuramente la levigatura è minore. Lo proviamo anche sul legno. Allora, la levigatura sul legno è spettacolare, da ruvido l'ha reso liscio veramente in pochi secondi, veramente. Adesso proviamo un altro accessorio, volevo provare la sega per metallo e legno. Comunque sull'attrezzo vi dice a cos'è adatto, qua c'è scritto legno e metallo. C'è su anche un piccolo righello, quindi penso sia la profondità di taglio che possiamo regolarci. Se avete appena finito di utilizzare l'attrezzo, è veramente calda la punta, quindi potrebbe dare fastidio alle mani. Adesso si è già raffreddato, il montaggio è veramente rapido e possiamo anche decidere di tenere la punta o in orizzontale in questo modo, o metterla a 90 gradi, o metterla anche a circa 45 gradi. Io adesso la metto dritta, vado a bloccarla e questo è un seghetto. Ho questi pezzi di legno che sono spessi 2 centimetri, proviamo ad andare a segare un pezzettino. Adesso voglio provare qualcosa di difficile, tagliare questo pezzo di ferro. Sempre sul libro di istruzioni dicono che se la lama è un po' usurata tende a scaldare e far fatica. Adesso questa è nuova, dovrebbe farcela.
fatta da morire. Allora, è riuscito a tagliarlo, però diciamo che non mi sembra adatto per fare questo tipo di lavoro. Ci sono strumenti molto più semplici da utilizzare per tagliare il pezzo di ferro. E la lama non si è rovinata. Pensavo che si rovinava a tagliare quel pezzo lì. È a mezzaluna. E sempre adatta per il metallo e il legno, però vado a tagliare il legno perché ho visto che comunque il metallo fa veramente fatica. Andiamo a montarlo. Lo blocchiamo. Che serve per staccare sporchi e roba. E infatti qua ci ho attaccato, non so, mi viene del cemento. E voglio vedere se riesco a tirarlo via con questo piccolo scalpello. Questa mi piace perché se avete da tirare via colla, roba attaccata al muro così, con questo in secondo viene tirato via. E poi abbiamo l'ultima sega che non andiamo a provarla, che questa è solo per il legno. Allora, le mie impressioni: il suo mestiere lo fa egregiamente, anche se per la mia esperienza io preferisco gli attrezzi singoli, cioè quello che fa la levigatura, quello che fa il taglio, quello che fa i suoi lavori adibiti. Però per 70 euro volete un attrezzo che potete fare più lavori, non è male, non è male. Come è costruito? La testa è in metallo, il corpo è in plastica e l'impugnatura è di gomma ergonomica. Quello che ho notato è che durante l'utilizzo scalda parecchio, almeno la parte di metallo diventa calda e dà fastidio tenerlo sulle mani, si sente scaldo. È vero che siamo in estate, c'è anche caldo nell'ambiente, ma durante l'inverno penso che scaldi meno. Le punte, il loro lavoro lo fanno, mi è piaciuta molto la levigatura perché è a triangolo e possiamo andare a lavorare negli angoli bene per levigare. Mi è piaciuto l'attrezzo questo per tirare via la sporcizia, diciamo così. Quelle che mi piacciono un po' meno sono diciamo, le lame per tagliare, o almeno sul ferro, visto che fa veramente fatica, sul legno invece va dentro come se fosse burro. Un'altra cosa che mi è piaciuta è la possibilità di regolare la velocità. Abbiamo 6 regolazioni di velocità, quindi da 15.000 giri, che è il minimo, fino a 22.000 giri. Le vibrazioni che rilascia l'attrezzo sulle mani sono sopportabili, non sono molto accentuate. Ogni tanto si ha qualche contraccolpo, specialmente se si va a tagliare il ferro, quindi io adesso diciamo che le prove che ho fatto le ho fatte senza mettere in morsa il pezzo di metallo da tagliare o senza dei morsetti per bloccarlo sul tavolo, ma l'ho tenuto fermo con la mano, quindi lavoravo solo con la mano con l'attrezzo e effettivamente il lavoro non viene perfetto. Un'altra cosa che ho notato, il peso dell'attrezzo dopo un po' si fa sentire, quindi questo 1,3 kg del suo peso incide molto, specialmente sul polso, dipende come stiamo andando a lavorare. Ora, sulla levigatura può tornare utile il peso, ma se andiamo a tagliare pezzi di ferro in posizioni non tanto comode, dopo un po' incide il suo peso. Trovo comoda la sua valigetta per il trasporto, quindi non dobbiamo comprarne una, ma ce l'abbiamo già in dotazione. Gli altri accessori si trovano sempre a Leroy Merlin. Sinceramente, non ho idea il costo dei singoli pezzi. Detto questo, io vi ringrazio che continuate a seguire i miei video recensioni, i miei video sul fai da te. Mi raccomando, iscriviti al mio canale per sostenervi, lascia un bellissimo like, un bellissimo commento. Quindi io vi saluto, vi ringrazio come sempre che continuate a seguirmi e ci vediamo con le mie prossime pubblicazioni. Ciao!